Salve a tutti, sono Arianna Leonardi, giornalista del gruppo Digital 360. Qui con me oggi ci sono Giuseppe Girone, Sales Director di Insight, e Francesco Ortesta, CEO di Sparkasse, Cassa di Risparmio di Bolzano. L'obiettivo di oggi è andare a capire come funziona un caso reale di cloud migration. La prima domanda la faccio a te a questo punto, Giuseppe. Cerchiamo di andare a capire quali potrebbero essere i vantaggi per un'azienda del settore bancario di piccole dimensioni che vuole passare dall'IT tradizionale a una gestione invece as a service in cloud. I vantaggi in realtà sono molteplici. C'è la possibilità di avere un'infrastruttura scalabile, più performante, la possibilità di avere un'infrastruttura anche più flessibile, e questo permette ai clienti di avere possibilità di costruire le proprie soluzioni in modo più efficace e più efficiente, e di avere anche un time to market verso il mercato e di essere più competitivi rispetto, insomma, ai propri concorrenti. Quindi i vantaggi sono tantissimi, non per ultimo anche tutta la parte di sicurezza che il cloud può offrire e garantire. Francesco, a questo punto volevo chiederti quali erano le vostre esigenze, le esigenze della vostra banca di passare da un IT, da una gestione dell'IT tradizionale a una in cloud. Allora, il contesto in cui noi ci stiamo muovendo è caratterizzato da forte competitività, seppur tra banche piccole, ma in ogni caso siamo una realtà fortemente competitiva. E la nostra direzione, il nostro amministratore delegato, che ha dato un fortissimo impulso da un punto di vista di nuove frontiere di interfaccia verso la clientela, e ci aveva chiesto una vera e propria sfida nei confronti dei nostri competitor, e quindi al di là, diciamo, di un approccio tradizionale, aveva chiesto in modalità molto rapida la possibilità di innovare i canali digitali che si interfacciano nei confronti dei nostri clienti. La sfida vera è stata sicuramente il tempo e soprattutto il fatto che noi siamo una banca seppur fortemente orientata verso i clienti, ma in questo momento noi siamo in una situazione di full outsourcing, quindi dovevamo anche bypassare e andare oltre la nostra, diciamo, normale situazione gestionale da un punto di vista dei sistemi IT. Non ci siamo voluti accontentare di quello che in quel momento ci veniva offerto da parte del mercato, e quindi abbiamo deciso di fare qualcosa di estremamente innovativo, ma per poterlo fare avevamo l'esigenza di soddisfare i tempi brevi in cui dovevamo essere in produzione, sicuramente avere una infrastruttura veloce, flessibile e idonea ad ospitare questa nostra soluzione. La soluzione ce l'ha data Microsoft. Il partner che abbiamo scelto è stato sinceramente molto rapido nel rispondere alle nostre esigenze, ci siamo affiancati e ci ha permesso realmente in tempi brevissimi di poter essere in linea e di poter andare in produzione verso i nostri clienti. Siamo estremamente soddisfatti di questa nuova impostazione tecnologica che ci sta spingendo ad ampliare sempre di più questo approccio a servizi, e soprattutto ci ha consentito di aumentare fortemente l'interfacciamento verso altri player di mercato e di ampliare notevolmente la nostra proposizione verso i nostri clienti in maniera molto più variegata. Giuseppe, abbiamo appreso adesso da Francesco quali erano le effettive necessità che hanno portato Sparkasse a chiamarvi. Volevo capire con te come poi si è sviluppato il progetto in concreto, quale soluzione avete proposto. Sì, diciamo che non è stato solo la decisione di scegliere una mera soluzione tecnologica. Ci siamo seduti insieme al tavolo, abbiamo condiviso gli obiettivi, insomma, i goal che ci volevamo dare per raggiungere insomma, questo importante traguardo di portare l'home banking sul cloud, e abbiamo applicato semplicemente una metodologia, un framework che richiama sostanzialmente le linee guida principali
linee guida di Microsoft in questo caso, e ci ha permesso appunto di poter passare da una fase iniziale di analisi, di assessment, che è molto importante, è la chiave per poter raggiungere poi insomma i traguardi a lungo e medio termine, e ci ha portato anche poi a una fase di disegno dell'infrastruttura, dell'architettura, fino ad arrivare poi alla fine a un piano di lavoro congiunto insieme al cliente e a tutti gli attori necessari che orbitavano intorno al progetto, e non per ultimo la parte di servizi gestiti, che hanno permesso e permettono al cliente poi di monitorare la soluzione e di avere il pieno controllo anche alla fine del progetto. Ecco, perché dobbiamo sempre tenere presente che affrontare un progetto di cloud migration non è soltanto cambiare tecnologia, ma è proprio un ridisegno dei processi, una collaborazione tra il partner e l'azienda per andare a coprire le reali esigenze che aveva il cliente in quel momento. Quindi Francesco, dici tu che risultati avete ottenuto grazie a questo progetto di migrazione? Senz'altro, come ho avuto modo di dire, i tempi per noi erano stringenti e siamo riusciti realmente a rispettare tutti i target che ci erano stati richiesti. E l'altro beneficio senz'altro è stato quello di poter andare verso i nostri clienti con un prodotto che fosse di Sparkasse e che non fosse un prodotto standard di mercato fruibile da chi che sia. È il nostro prodotto, è il nostro target, e in linea con le richieste della nostra clientela, che dal nostro punto di vista è ovviamente il miglior privilegio di poter eseguire un progetto di questo genere. Dall'altra, senz'altro, quello che noi reputiamo essere estremamente positivo è la velocità con la quale stiamo riuscendo a interfacciarci verso altri player o delle fintech, piuttosto che delle nuove realtà di prodotto da poter proporre ai nostri clienti, e che sicuramente ci sta dando dei grossi vantaggi in autonomia e non più in attesa di poter parlare con i vari player e per poter avere poi un prodotto che possa essere simile a quello che era nelle nostre aspettative. Certo, quindi dal racconto che mi stai facendo emerge veramente un aspetto fondamentale, che il partner può aiutare a personalizzare le soluzioni, perché anche se si va in cloud non bisogna accontentarsi, come dicevi tu, di prodotti o servizi standard, ma è possibile, se correttamente supportati, ottenere una soluzione veramente in linea con le vostre esigenze. Assolutamente sì. Io vi ringrazio, Giuseppe e Francesco. Grazie.